Questo sono io. Sto piazzando pressure plates su tutta la fortezza del Nether. Vi chiederete sicuramente il motivo. Beh. Tutto è iniziato molto tempo fa. Circa 4 giorni fa. 6. Per l'esattezza. Mi stavo divertendo su un server di Minecraft, ShockMC. Allora la vita era molto facile. Iniziavi tranquillamente, ti facevi full ferro in 20 minuti, andavi a cercare un villaggio, come ho spiegato nella mia serie, link in descrizione. Nei server devi essere ancora più veloce del normale. Hai circa il 10% di possibilità che esista già un nerd che ci passa la vita su questo gioco, e hai il 5% di probabilità che costui prenda di mira proprio te nei primi 8 secondi di gioco. Il mio piano era essere buono e caro a tutti i player che mi si presentavano davanti. Poi io che ne ho bisogno? Servono elite. Adesso... Ah sì, perché non ne ho. Di libera ne ho zero. Sì, non lo so. E... ti chiami Edonic, no? Mhm. Ci metto anche il 25 o no? 25. 25? Oddio. There. Sì. Thank you very much, ma io sono... basito. In poco tempo ho sviluppato un piccolo punto di accoglienza, con tanti villager, trade un po' brutti e addirittura un mending, nuovo di zecca. Sono anche riuscito a procurarmi un bel maiale da compagnia, chiamato Technoblade, per ovvie ragioni. Technoblade era la cosa più importante, colui che rappresentava esattamente quale fosse il motivo per cui stavo facendo il buon samaritano, per tenere in vita i miei ideali. Ed è allora che le cose andarono per il peggio. Should I stop the record? Please, give me content, my dude, give me content. Era una fredda mattinata di febbraio. Ero FK alla farm di mobs. E per chi non fosse tecnico del linguaggio di Minecraft, stavo producendo un sacco di oggetti senza essere effettivamente al computer. Quando torno però mi accorgo che la mia base è stata griffata, che per chi non conoscesse il linguaggio tecnico di Minecraft vuol dire che la mia base è stata distrutta cazzo. Il mondo mi è crollato addosso, tutto quello che vedevo era distrutto, a parte le farm, le quali erano stranamente intatte, ma la villager farm e il mio villager commanding erano stati terminati. Sad. Senza contare la cosa più importante, Technoblade era morto. Il mito dei miei ideali, l'unica cosa che mi importava veramente, era tutto finito. A quel punto pensai di dover quittare. Avevo già speso parecchie ore a costruire quel villager farm e non volevo sprecare ancora altro tempo per ricostruirla. Ripensandoci ora avrei fatto bene a smettere di giocare. Ma qualcosa dentro di me, un bruciante istinto, mi diceva che la doveva pagare. Chiunque fosse stato, non poteva farlo senza avere dietro pan per focaccia. Quindi mi rimisi all'opera, cercando di far funzionare nuovamente tutta la farm di villager. Ma sono vivi alcuni. Sono sopravvissuti. Non capisco perché non vuole stare nel buco. Vuole stare nel buco, figa. Io sto sentendo solo doppi sensi. Come fai? Mangiato. No! Che palle! Meglio vedere i villager che scoppano. Sicuramente. Mi farebbe godere di più in questo momento. Non sto commettendo nessuno stupro su bambino. Entra! Oh, okay. Cresci! Verso lo schiavismo! Evviva! Sei felice del tuo nuovo lavoro, Bippo? In realtà la retta non è stata neanche colpita, quasi. È cresciuto. E dopo diversi tentativi, ci sono finalmente riuscito. La farm era di nuovo funzionante e in pratica, in un giorno di vita reale, avevo finito di mettere a posto tutti i danni inflitti alla mia base. Non erano troppi, ma la villager farm si faceva sentire. E solo adesso ho giocato un totale complessivo di 10 ore. Circa. Dall'una di pomeriggio all'una... di sera, cioè notte fonda.
Avevo il terrore di lasciare il gioco, nonostante le ingenti fortificazioni fatte alla mia base. Ora ci addentriamo nel lato tecnico della questione. Dovete sapere che su questo server esistono i claim. I claim sono un'area dove nessun giocatore può fare danni, eccetto il proprietario. I claim devono essere tenuti vivi, con una chest e degli oggetti. Praticamente metti degli oggetti nella chest e il claim ti dura per tot tempo. Chiaramente avevo già creato il mio claim ed era ancora carichissimo, avevo tipo 5 giorni di durata. Il problema è che i mob non sono players. Quindi i creeper, i villager, le pecore, insomma tutti i mob che fanno danni, li possono fare annesso che il mob griffing sia attivato. Nel mio caso avrei anche potuto disattivarlo, dato che io sono un builder. Ma con la disattivazione del mob griffing anche la farm di villagers avrebbe smesso di funzionare. Perciò tutto quello che dovevo fare era disattivarla mentre non ero online. Ahimè, non l'ho fatto. E ciò che ne è conseguito è stata la morte di Technoblade. Molto triste. Una volta costruito tutto, mi sono imposto alcune regole. Prima regola, nessuno ha messo il claim. Non fidatevi mai di nessuno stronzo. Seconda, nessuno può avvicinarsi al claim, se non invitato. Ora, tutto quello che dovevo fare era elaborare un piano per assicurarmi di poter eliminare del tutto il mio nemico. L'identità dell'assassino di Porcelli mi venne data poco dopo il mio ritorno, dall'owner del server. Ciao Gunther. Sono il child. E confermata da Tacos al Forno, il manager. Posso dire che mi sta su coglioni capo della 3. A lui torneremo più tardi. Il nome del killer di Sweeney era capo della trap. Sai cosa aspettarti da un nome del genere? Vero, mi fa schifo. Il nome in game era Kefi D. Non aveva idea di chi aveva appena griffato. Quindi feci in modo di tenere nascosta la mia esperienza. La prima cosa che volevo era un arsenale degno di questo nome. Pozioni, armi a distanza, netherite. E scavando per poco questa roba era facilmente reperibile. In qualche oretta. Poi volevo una farm di Wither Skeletons. Insomma, non mi andava di piazzare personalmente miliardi di TNT e farle saltare in aria. Era noioso, ok? Poco scenografico. E tra l'altro volevo usare il mob griefing come aveva fatto lui con i creeper. Occhio per occhio, dente per dente. In questo caso, per dente. Fantastico, questa battuta mi ammazzo. Tutto quello di cui avevo bisogno era una farm di ferro, facile da fare, in modo da avere abbastanza blocchi per rendere il nether inspawnabile. Roba tecnica che non vi sto neanche a spiegare. E una fortezza nel posto giusto. Questa è stata veramente difficile da reperire. Dopodiché andai a caccia di sabbie. Don't mind if I do, yeah, thank you very much, thank you very much. No, no, that way, so they don't suspect anything. Nonostante gli withers, la TNT mi sembrava un buon modo per mettere la ciliegina sulla torre. La cosa che simboleggiava il suo potere. Faceva abbastanza schifo, cioè sembrava un pisello fatto male. Con la distruzione della torre avrei dimostrato la sua debolezza. Ho accennato poco fa a Tacos al Forno. Lui fu il tassello chiave per la guerra. Sì, allora, dovrei spiegare questa cosa, ma in teoria io ho il permesso di andare e fare cose nel territorio di Tacos al Forno, cioè il suo territorio, cioè il territorio di quella persona che sto per distruggere psicologicamente e emotivamente. perché Tacos al Forno è il mio amico e il claim non è direttamente di capo della trap, ma è di Tacos al Forno. E visto che io ho il claim di Tacos al Forno, teoricamente potrei già entrare nella base e distruggergli tutto quello che voglio col piccone. Solo che non è abbastanza cinematografico e scenografico per me, quindi continuerò a scavare sande e ho l'inventario pieno. Fortunatamente il massacratore di musica bella aveva costruito l'intera base in un claim di Tacos al Forno. E tutto quello che era suo era di Tacos. E quindi già mio. Ma nonostante ciò volevo essere giusto. Quindi, dato che a Tacos al Forno non piaceva il comportamento griffino di capo della plaza, decide di tradirlo in modo molto epico. E questo è il piano, Ale. Il piano non andrà così. No, deve andare così, Ale. È già deciso. No, bravo, allora tu vai a casa sua e gli distruggi tutto. Devi tradirlo. Ma non me ne frega un cazzo, devi me ne tradirlo. Allora, Ale, da loro, non capisci.
è un cazzo di videogioco dove c'è la lora. Non è un videogioco, è vita questa. Ale, non fare la cazzo di Pussy. Faccio la Pussy, ok? Faccio la Pussy. Fammici pensare. No, non ci devi pensare, devi andare così. No, a me dispiace un pochettino, no? Per capodanno, mi dispiace un po' per i giocatori di Sims. No. Fammi finire. Ok, scusa. Mi è sempre dispiace. No. Vai finire, cazzo. Sì, va. Cioè, mi è sempre dispiaciuto distruggere le cose degli altri perché devi morire. Vuole. Comunque sì, vai. Però, tuttavia, a capo della trap, ho letto poi i suoi messaggi. E dopo che mi viene a dire, guarda, oggi entro e mi metto a raidare casa di tutti e a rubare della roba perché ti hanno derubato. Ale, devi darmi una conferma. È il destino, deve andare così, cazzo. Non ci sono altre vie. Devo preparare da mangiare. E boh, direi che dai, va bene. Così vado a mangiare. Sì. Esattamente tutto quello che ho detto io, quindi accetti le condizioni, firmi il contratto qui e qui? Sì, vado. Ok, ho la conferma video, quindi. Solitamente per fare una Wither Farm ci vogliono settimane. È difficile spiegarvi quanti fattori bisogna prendere in considerazione e quanto tempo si perda a piazzare cazzo di pedane su tutto il Nether. Dopo vari tentativi per rendere questa farm al 101% funzionante e dopo diverse ore, sono finalmente riuscito ad accumulare abbastanza Wither Scope per la mia rivoluzione. Sulla farm ci ho lavorato per 2 giorni, contando sia la preparazione dei materiali sia il piazzamento. In tutto penso 17 ore, senza contare il fatto che dovevo tenere vivo il claim e quindi almeno 3 o 4 ore le passavo a farmare Emerald. Questo è il mio mondo! Ciao Ale, come va? Io mi chiedo... No, voglio capire perché hai fatto questa cosa. Il tocco di classe poi è il Piglin in alto, utile alla farm, rinominato Technoblade, in memoria del mio vecchio amico caduto. Questo qui è Technoblade, il mio maiale che è morto. Te lo ricordi? Già c'avevo un maiale Me lo ricordo. E praticamente adesso la lore è che è respawnato nel Nether perché è morto, nell'inferno, ed è... Ero lì, testando armi su Minecraft, provando a vedere quale funzionasse meglio per uccidere una persona in full Netherite. Ho preparato anche delle armi di sperimentazione che ho trovato su canali a caso. Voglio vedere se sono forti come dicono, ma io non penso. E lui è entrato, Kefi. Benerrimo. Ho tanta voglia di attaccarlo. Ho tantissima. Ah, la Satana. Avrei potuto rinviare l'attacco. Non mi sentivo prontissimo. Avrei potuto prendere la mia roba e continuare a farmi gli affari miei fino a quando non sarei stato pronto abbastanza. Ma il mio desiderio di giustizia e vendetta hanno consumato la mia anima per troppo tempo. Volevo fargliela pagare subito. Siamo pronti all'attacco, ragazzi. Mi preparai molto velocemente, troppo velocemente. Buttai tutte le pozioni su di me e dissi a Tacos di avviare il piano. Fai una cosa, teletrasportami. Ci sono stati diversi problemi. Cazzo sei? Dov'è Ale? Devi seguire il percorso, sorry. Ale, porco, io mi sono messo le cazzo di pozioni. Niente, vaffanculo, ti odio. Ma alla fine ero lì davanti. Davanti a lui. Ho provato ad ucciderlo, ma l'adrenalina e la foga non mi hanno fatto agire in modo lucido. Quando ero in questa posizione avrei potuto avere un secchio di lava o delle ragnatele in modo da intrappolarlo e poi da poterlo uccidere in modo molto più efficiente. Ho
scappando. E che ci posso fare? Uccidere. Flash kill. Inoltre dalla sua parte aveva un amico. Aveva soltanto un'armatura di diamanti con degli enchantment non troppo forti. Morto. Capo Plaza quindi è scappato, rovinando la fase 1 del mio piano, ovvero ucciderlo, sai. Ok, l'ho allontanato. Ma poco importava, mi aveva lasciato la sua bella base esposta e senza claim. Va bene, siamo pronti. E quindi, da buon samaritano, iniziai a spawnare Wither in punti strategici. E uno. E due. E tre. Ho lasciato l'ender chest, va bene. Vicino alle entrate, o vicino a monumenti importanti o meno, e vicino alle chest. Avevo 10 wither in tutto. Tutti sono andati. Abbiamo finito qua. E continuai poi con la TNT fino a rendere letteralmente un buco invivibile. La sua una volta base più forte del server. Ma l'hai anche rimasto, vero? Sì, sì, sì. Ho fatto esplodere il dito. È difficile spiegare quanto è stato soddisfacente vedere tutto quello che aveva costruito divenire una pozza di nulla. Ma dovete credermi, scopare è una sofferenza in confronto. Dopo così tanto tempo di preparazione, dopo così tante ore di sforzo continuo e di voglia di vendetta, la vendetta è arrivata e ha scaricato un pacco di wither dritto nella sua cazzo di base. Goodbye. Mi ha distrutto un po' effettivamente. Un po'? Ma che stai scherzando? Nah, si può fare di meglio. Distruggevi la torre, era più divertente. Beh, no. Schifo quella torre, aspetta che vado a distruggerla. Cattiveria assoluta, cazzo. Sono arrivati un po' alla torre, però. C'è un buco. Ah, quanta cattiveria. Oh, la parte, la cappella finale l'ho distrutta tutta. Temo al tempo. Liberatorio. Che sei uscito? Rage quit. Rage quit, l'ho immortalato. Rage quit. Dopo la fine della guerra, se guerra si può chiamare dato che l'attaccato è scappato come un vigliacco, mi sono rivolto verso la mia base. Qual? Il mio piano è compiuto. Quello che dovevo fare l'ho fatto e devo dire che la soddisfazione che loro avranno nel griffarmi la base quando il mio claim scomparirà inevitabilmente è una soddisfazione che non voglio dargli. Quindi vado a griffarmi la base. Non ho capito. Pensaci un attimo. Non starò su questo server per sempre. Mi sono già rotto letteralmente il cazzo adesso. Ho nerdato per diversi giorni a questo gioco e sinceramente non penso di aver giocato mai a Minecraft così tanto tempo come ho giocato in questo momento. Quindi quello che voglio fare alla fine, come chiusura di questo capitolo della mia fottuta vita, è griffarmi la base. Quindi mi sono autogriffato in creative. Voglio dire, non avevo più nulla con cui di che fare. Poi era la mia base. Chi si sarebbe lamentato esattamente? Sono libero. Wow. Tutto questo. Wow. Tutto questo mi aveva intrappolato. Tutto questo. Per 5 giorni della mia vita ho dovuto fare tutto questo per ore e ore al giorno. E adesso posso finalmente farlo tutto esplodere. Tutti a fanculo. Sulla mia bellissima base non tornerò mai più su questo server. Vi odio tutti, vaffanculo. Si è riattivato. Eccolo. Figa, è più bello questo griff che quello che ho fatto a loro. Ho passato 5 giorni attaccato completamente a Minecraft.
completamente. Mi prendevo una pausa ogni tanto per andare a scuola, per mangiare, ma il resto delle ore le ho passate tutte su Minecraft. Non sto neanche a dirvi quanto sono fottutamente impazzito completamente. Sappiate solo che a certi livelli Minecraft è una cazzo di tortura. La paura che mi scoprissero la farm o la base o mi attaccassero di nuovo. Ho anche costruito una trappola per il portale del Nether. Avevo costanti pensieri su questo fottuto gioco. Ma ora sono fottutamente libero. E come al solito rimango da solo a osservare l'infinità. Ehi, sono tre superstiti! Fortunelli! Oh Gesù! Oh Gesù Cristo! Abbiamo finito! È finita! Sono libero! Sono libero, porco Dio! Sei libero! Vai, Technoblade! Technoblade, sei libero! Puoi fare quello che ti pare! Vai! Vai, scappa! Scappa da questo posto! Questo posto che ti sei tenuto intrappolato per tutto questo tempo! Ok, basta. Una persona è stata penalizzata, oltre a Capo Plaza. È stata Zvandre, l'amico in diamante. Non volevo colpire lui perché effettivamente non c'entrava con la guerra vera e propria. Quindi ho deciso di dargli la mia armatura come simbolo di pace. D'altronde io non volevo più vedere questo server vanilla. Volevo essere finalmente libero. E non volevo sentimenti negativi dagli altri giocatori. E l'unico che meritava davvero la mia ira era la persona che ad allora era già quittato. Oh, a capo della trap. Chi piange, scusa? We win the... Sometimes, thank you, Retro and Nintendo. 100 bananas for an extra life.